Il salotto LJ è offerto da New Life Home, progetti da vivere. Una buona serata, torna il salotto LJ, siamo in una nuova casa, ci ospita New Life Home, siamo con una delle giocatrici più rappresentative della nuova Liu Zhou. Buonasera Francesca Ferretti. Ciao, buonasera a tutti. Allora, partiamo da qui, partiamo da questa nuova stagione, la prima puntata di questo appuntamento, e squadra tanto rinnovata, cosa ci dobbiamo aspettare, cosa ti aspetti? È una squadra dal punto di vista tecnico e dal punto di vista caratteriale molto diversa rispetto a quella dello scorso anno. Beh sì, devo dire che innanzitutto sono stata felicissima della mia riconferma qua a Modena, perché anche se per poco tempo mi sono trovata molto molto bene, quindi per me rimanere in una società così è motivo di grande orgoglio. E poi sì, devo dire che la squadra è stata rinnovata tantissimo e diciamo che si è puntato a, più su un gruppo che su un'individualità. Quindi una squadra che deve, lavora, lotterà, che metterà sul campo tutto senza mai mollare, puntando proprio sul gioco di squadra e quello che diciamo nello sport femminile dà quel valore aggiunto. Alcune delle titolari, gioco forza, sono state in nazionale fino a pochi giorni fa. Lo avete avuto il tempo per arrivare pronte all'inizio del campionato che sarà tra pochissimi giorni, domenica al Palapanini contro Firenze? Sì, beh, lo sapevamo che sarebbe stato così, che qualche giocatrice arrivava all'ultimo. Per fortuna, dico anche, vuol dire che abbiamo giocatrici di fama internazionale. Adesso abbiamo questa settimana, diciamo, per provare a mettere a punto le ultime cose, e sappiamo che non sarà così facile, così automatico, ma sappiamo anche che tempo per lavorare ce n'è, lavoriamo tanto e comunque sono tutte ragazze disponibilissime che si sono messe subito al lavoro già nell'ultimo torneo di Gubbio, quindi la strada è giusta. Francesca, quando ci siamo incontrati qualche mese fa eri appena tornata da Baku, eri appena tornata nella tua Reggio e nella tua Modena. Adesso che è passato qualche mese, che sai che starai qui per 2 anni, ti sei tornata a ambientare nella tua casa? Sì, per me Reggio Modena la differenza è poca, io mi sento molto a casa qua e abito a Modena comunque, perché fare avanti e indietro è un po' pesante, però frequento casa mia, le mie amicizie di sempre, la mia famiglia con una frequenza che mi mancava tanto in questi anni, e devo dire che sono fortunata perché non capita quasi a nessuno di poter fare così in una stagione, anzi sono sempre tutte molto lontano da casa, anche io sono stata sempre lontano da casa, e devo dire che fino all'allenamento e dire vado a cena con la mia famiglia o fuori con le mie amiche, quelle di sempre, è qualcosa di favoloso che mi rende anche più serena fuori dal campo. Ma per un atleta è bello fare esperienze in giro per l'Italia, in giro per il mondo, è bello anche però vivere questo lavoro nel proprio ambiente. Sì, io sono una che si adatta a tutto e mi piace viaggiare, mi piace provare, e mi sono sempre adattata benissimo fuori da casa, però insomma arriva un punto dove ti manca un po' la quotidianità, la tua casa, le tue cose. E ripeto, sono molto fortunata. Hai esordito in Serie 1 che avevi appena 17 anni, hai giocato a Modena quasi subito, è il tuo 14° campionato in Serie 1. Quanto è cambiata la pallavolo da allora, quanto sei cambiata tu? Allora, devo dire che il tempo è volato e la pallavolo ora è molto molto più fisica. Anche gli stessi palleggiatori che arrivano dalle giovanili sono molto alti, saltano, e penso che il cambiamento più grosso sia questo, la fisicità. Io sono cambiata, nel senso sono più matura. Prima ero una pischella che voleva anche un bel caratterino, devo dire, in palestra, che magari a volte anche rispondeva un pochino, invece ora sono più matura, riesco a essere sempre abbastanza calma. E comunque devo dire che ora sono dalla parte delle vecchie, quindi devo anche dare l'esempio. Quindi, ecco, una Francesca più adulta, se vogliamo dire così. Televisione, cinema, libri, PC, qual è il tuo rapporto? Bellissimo con tutto. No, io adoro qualsiasi cosa che sia tecnologica, ho iPad, ho PC, c'ho l'iPhone, c'ho di tutto. Mi piace stare molto su internet,
sarà al passo con la tecnologia, le applicazioni, però mi piace anche comunque leggere, avere in mano il libro, ecco, non mi piace scaricarlo, questo devo dire che è una delle poche cose che non scarico sono i libri. E anche il cinema è una cosa che mi rilassa molto, in compagnia, un bel cinema, anche un film a casa, una delle classiche cose che faccio. Francesca, andiamo a pescare anche qualche domanda che è arrivata attraverso la pagina Facebook della Liugio, Agnese Beltrami, che è fra l'altro qui alle nostre spalle in compagnia questa sera, ci fa una domanda davvero interessante, dice: se ti danno, se trovi uno che dice noi ti diamo 1 milione di euro, però tu in compenso smetti di giocare a pallavolo, accetti i soldi oppure continui a giocare a pallavolo? Guarda, mi prenderanno per matta, ma ho capito che i soldi sì, sono importanti, hanno un valore, ma alla fine fare quello che ti piace è importante, quindi non smetterei di giocare a pallavolo assolutamente, mi prenderanno per matta, ma è così. Salvatore invece ci chiede, in un ipotetico slide indoors, cosa avresti fatto se non fossi stato una pallavolista? Ti ricordi cosa pensavi? Sì, no, ma allora. Sì, guarda, premesso che ho iniziato prestissimo fuori di casa, sono nata a 14 anni, quindi però ho sempre pensato che se non avessi giocato a pallavolo avrei continuato, diciamo, gli studi nell'ambito delle lingue. Mi piacciono molto e magari chissà lavorato appunto in questo campo. C'è anche chi si intrufola nello spogliatoio, vorrebbe sapere come vi regolate per la doccia. Se esiste una gerarchia, chi ha i capelli più lunghi, le vecchie vanno a fare la doccia prima delle giovani, no, tutto casuale. Ma va, no, ormai non c'è più il cosiddetto nonnismo, almeno tra di noi. Va chi arriva prima, ognuno ha i propri tempi, c'è chi fa la doccia in 5 minuti, chi in mezz'ora, ma non ci sono gerarchie, no? Anzi lo spogliatoio è proprio un momento di relax, di scherzi, musica, divertimento, nessuna regola particolare. Stefano ci chiede chi è la capitana, Chiara Di Giulio. Chiara Di Giulio, sì, dovrebbe essere stata ufficializzata. Chiede lui però se ti sarebbe piaciuto essere capitana di questo gruppo. Ma guarda, dal mio punto di vista reputo il capitano una cosa molto simbolica, nel senso che okay, quello che parla per la squadra, quello... Chiara ha un carattere ottimo per farlo, devo dire la verità, se l'avessero fatto fare a me sarei stata felice, però devo dire che è una scelta veramente azzeccata farlo fare a Chiara, perché ha le caratteristiche per farlo. E poi si va ovviamente anche sul campionato, la favorita per lo scudetto ci scrivono è Conegliano, per te chi è invece la numero uno, quali sono le avversarie più importanti in questa stagione? Quest'anno penso sarà un bellissimo campionato, ci sono delle ottime squadre, a nomi anch'io penso che Conegliano possa essere un gradino sopra le altre, però a nomi, quindi boh, spero di rientrare, che rientri anche la Liugio tra queste squadre che possono provare a vincere, però veramente ci sono tante squadre, un campionato molto livellato. Senti, hai 31 anni, sei ancora nel pieno della tua attività, stai già guardando anche in avanti, sai già cosa ti piacerebbe fare dopo? Sì e no, nel senso, io mi sento come quando avevo 20 anni, lo dicevo questi giorni con le altre mie compagne, cioè ho tanta voglia di giocare finché non smetto, non ci voglio pensare, è chiaro che bisogna anche, insomma, pensarci un po' prima, non smettere, trovarsi totalmente, però ancora non ho un'idea precisa, non lo so sinceramente ora. Al di là della professione che farai, quando avrai smesso di giocare a pallavolo, ti vedi mamma, ti vedi con una famiglia? Io adoro i bambini fin da quando ero più piccola anch'io, quindi questo è una cosa certa, sicura, poi è chiaro che non è facile. Il nostro lavoro comunque non ci permette di fare queste cose, però uno dei miei obiettivi per il futuro è sicuramente quello di una famiglia. Senti, a proposito di obiettivi per il futuro, il prossimo anno ci sono le Olimpiadi di Rio, un pensierino tu ce lo fai, quest'anno non sei andato in nazionale, lo scorso anno sì, un pensierino alla terza Olimpiade della tua carriera lo stai facendo? Ma devo dire che fare un'Olimpiade è qualcosa di unico e insomma il pensiero della terza non sarebbe male, però sono una che pensa sempre a
le cose che succederanno adesso, quindi passo dopo passo. Quindi adesso voglio concentrarmi sulla Liugio, su di me, sulla mia squadra e poi quello che sarà, sarà. Senti, alle nostre spalle, i telespettatori lo avranno visto, c'è Cristian, il nostro chef, che è al lavoro su due piatti che gli hai chiesto tu personalmente. Che piatti sono? Allora, è stato difficile sceglierne solo due, però sono un risotto allo zafferano e un baccalà con le verdure. Perché li hai scelti? Perché allora sono piatti molto, che riguardano la storia della mia famiglia. Ecco, il risotto allo zafferano era il classico piatto di quando ero piccola che mi cucinava mia mamma, che andavo matta e vado tuttora matta. Invece il baccalà con le verdure, diciamo originario di mia zia, però lo fa anche mia madre, che è un classico piatto nostro della vigilia di Natale e anche di questo io ne vado pazza, quindi... Allora, adesso noi ci alziamo e ci avviciniamo a Cristian, poi ci dirai anche tu se sei in pratica coi fornelli oppure no. Andiamo, Francesca. Eccoci qua. Ciao, Cristian. Ciao, buonasera. Prego, Francesca. Allora, prepariamo i tuoi piatti. Esatto. Sì. Abbiamo un baccalà alle verdure come secondo e un risotto allo zafferano. Allora, esatto. Mentre terminiamo il risotto, che è quasi pronto, infornerei il baccalà così lo impietiamo per secondo. Io mi stavo chiedendo, Cristian, se Francesca era brava ai fornelli. Quindi... Adesso la mettiamo all'opera. Adesso la mettiamo lo scopriamo. All'opera. Abbiamo già un po' tutto impostato, però dai. Allora, Francesca, il risotto è quasi pronto, te lo farei terminare a te. Aggiungiamo, è un risotto allo zafferano classico, quindi ho fatto un classico riso allo zafferano, in più ho aggiunto qualche pistillo intero per dare più aroma. Perfetto. Ti farei fare la conclusione, ti aggiungo il burro e il parmigiano per la mantecatura e poi se me lo mescoli per bene così andiamo ad amalgamare bene e impiattiamo subito. Va bene. Poco burro perché naturalmente per la vostra dieta è sempre meglio metterne una piccola quantità. Vediamo come va Francesca. Vado e bene. Fornelli. No, come dai. Che poi ci scappa il voto come dopo sì, una partita. Dopo... Diamo la pagella dei fornelli. Esatto. Guarda, ti aggiungo un goccino di brodo perché è un pochino denso. Dopodiché possiamo andare a impiattare. Beh, mi sembra che vada bene. Sì, dai. Mi sento sotto pressione. No. Ok, direi che assolutamente si è sciolto. Perfetto. Anche il burro. Quando il burro si è sciolto lo possiamo andare a impiattare. Mi raccomando, questa operazione da fare sempre fuori dai fornelli, mai sul fornello. Ok. Dunque, allora, andiamo a impiattare il nostro riso. Ecco qua il nostro risotto. E mentre io sforno il baccalà, ti chiederei di decorarlo con qualche pistillo sopra, certo. Sempre a decorazione. Con le mani, no? Sì, prego. Perfetto. Sarà Masterchef proprio. Ed ecco il nostro risotto allo zafferano. Per questo il voto è sicuramente... Sicuramente possiamo andare dal 9 in su. Esatto. Quindi dopo il nostro primo piatto, il secondo è un baccalà, lo mettiamo anche questo nel piattino. Stavo mettendo lì. No. Allora, andiamo a impiattare il nostro baccalà. Un po' di verdurine. Stavo giocando d'anticipo, Cristian. È una tattica, un pareggiatore. E lo decoriamo con un po' di timo, che è l'aroma che abbiamo messo all'interno per dare un pochino di più gusto alle verdure. Ho più o meno cercato di seguire la ricetta che mi hai indicato, ho aggiunto qualche verdurina in più e aromatizzato con un timo, un classico baccalà alle verdure. Direi che questo è quello che proponiamo questa sera in base ai gusti della nostra Perfetto. Campionessa. Com'è andata, Perfetto. Francesca? Benissimo, direi, non vedo l'ora di assaggiarlo. Sì. Allora, fra un attimo Se lo andiamo assaggiare... ad assaggiare, lo vuoi assaggiare? Vuoi assaggiare il riso? Vuoi assaggiare una forchettata? Va bene, dai, assaggiamo. Guarda, prego. Fatto un buon lavoro? Buonissimo. Bene. Sì, ottimo. Perfetto. Buon appetito. Grazie. Grazie Francesca, grazie Cristian. Grazie a voi. Grazie a voi. E noi per stasera ci fermiamo qui.
Il salotto LJ è stato offerto da New Life Home, progetti da vivere.